Ma salve, vi piace quest'uomo, questo sguardo profondo? Ma certo, come sempre. Allora, vi starete chiedendo, Peo, ma che diavolo facciamo oggi? Ma la verità è che non lo so nemmeno io. Probabilmente voi già lo sapete perché questo video avrà un titolo, suppongo. Spero. Avevo solo voglia di disegnare qualcosa, ok? Mettiamo il guanto del potere. Che facciamo? Espressioni facciali. Sigla. Pip. Espressioni facciali col Peo. Mi piace la sigla improvvisata? Quindi, oggi ecco cosa faremo. Faremo un po' di espressioni molto anime kawaii, anche cibi, perché no? Delle espressioni più classiche. Quindi io direi, iniziamo con la felice, no? Che se sei felice, tu lo sai, batti le mani. Non ho motivo per battere le mani. Sono triste. Quello che farò prima di iniziare è avere un bel visetto, no? Bello pronto. Questa quindi è la nostra base, ok? Quella che copieremo e ci faremo le cose magiche. Quindi passo numero uno. Adesso facciamo una faccia felice, ok? Deve essere felice, esprimere gioia da tutti i pori e soprattutto deve essere super anime kawaii, che se no non se ne fa niente, ok? A parte che nella base potevo già individuare le principali parti del corpo, sì, del corpo. Il ceppo, gli occhi della faccia. È una mia abitudine a fare sempre dei cerchi per individuare gli occhi. E un puntino dove sarà il nasino, ok? Questa è la base. Perché ho fatto dei cerchi, direte voi? Beh, perché poi posso chiudere la palpebra come quando voglio, no? Dove voglio. In questo caso deve essere felice il nostro anime kawaii senpai arigato gozaimasu. Quindi vado a tenere bello aperchio la mia orbita, il mio occhio, tutto. E questo è un occhietto molto in stile Persona 5. Belli. Tanto ho studiato recentemente lo stile di Persona 5 per fare la maglietta di Eren e Karen e quindi faremo con quello stile. Hai capito? Sì. Qui nella boccuccia, voi vedete che qui sono andato un po' a scurire i lati della boccuccia, no? Perché adesso con me io ho la barba, non mi si vede, ma in genere si creano sempre quelle fossette, dà quel tocco di realismo in più che non ci dispiace affatto. Siccome sono una persona pigra, questo momento qua, avete visto quanto sono furbo? Andiamo con dei lineamenti belli morbidi e non faremo il mento troppo triangolare, anche se è rigoroso fare il mento triangolare per un anime, lo sapete, però per me fino a un certo punto. Ma come facciamo i capelli a sta bella ragazza? E io che ne so. Boh, iniziamo a tirare giù qualche ciuffotto. Mi sa che piuttosto che rifare sempre sti capelli me li tengo dopo. Non so voi, ma quando ci sono dei ciuffi che rientrano sulle guance, a me fanno abbastanza impazzire. Vorrei usare termini meno appropriati, un po' più volgari, ma non posso o mi demonetizzano il video e non mi fa proprio piacere. Dai che mi fa impazzire, guarda. Mazza, quanto è brutti sti capelli, zii. Rifacciamo, per carità. E guarda se lo sta a perdere 3 ore per capire come fare i capelli di questo. Konnichiwa, kawaii, konnichiwa, arigato, konnichiwa, kawaii, konnichiwa, arigato, konnichiwa, kawaii, konnichiwa, arigato, konnichiwa, kawaii, konnichiwa, onnichi, konnichiwa, kawaii, konnichiwa. Bene, ho deciso. Questa è la nostra espressione facciale e questi sono i capelli, finalmente. Quindi la nostra cara amica Happy la mettiamo qua, siamo felice. Questa espressione felice, hai capito? Ma adesso dobbiamo fare l'espressione triste, no? Perché bisogna fare quelle un po' scontate. Quindi quando io faccio l'espressione triste, sicuramente posso partire dalle sopracciglia perché inclinandole già posso dare una sorta di espressione triste, no? Inclinerò un pochino anche le palpebre. Voglio fare anche il broncetto con questo musetto così. Quindi, chi è il miglior modello per i vostri disegni? Voi stessi, fatemi vedere. Eccolo là. Secondo me questo broncetto ci sta. Chiudiamo un po' anche le palpebre sotto. E lo sguardo lo metto verso il basso. Perché se io sono triste, spesso guardo verso il basso. Non so perché, ok? Un po' del linguaggio del corpo che so e basta. Qui posso accentuare un po' la palpebra chiusa. La facciamo la lacrimuccia che esce fuori. Teoricamente non deve piangere. Non è un triste disperato. Però accentuiamola un po', cioè chi se ne frega, cioè stiamo giocando, stiamo a fare i scemi qui, mica siamo seri, sto mica un canale serio, da quando questo è un canale serio, me lo spiegate? Mai stato un canale serio. Cercavate un canale serio? Gli occhi saranno sempre un problema, ok? Un po' perché li devo riempire, un po' perché per quanto uno possa essere bravo, farai sempre un occhio bellissimo e l'altro un macello. Mi sembra accettabile, ma già vedo che questo ha una pupilla proprio molto più grande. Ma guardate che bella col broncetto. C'è il broncetto.
e questa la mettiamo qua perché sarà la nostra espressione triste, triste. Anzi, scrivo in corsivo perché è più carino. Triste. Adesso andiamo a fare quella arrabbiata, ok? Quella un po' incazzata. Quindi al contrario, questa volta le sopracciglia saranno inclinate verso opposto. Mi guardo un attimo. Sono arrabbiato. Mamma mia, che brutta faccia, sì. Cioè, vai da un chirurgo. Per accentuare l'arrabbiatura farò una sopracciglia più bassa e una un po' più alta, che si inclina un po' verso l'alto. Qualche piccola rughetta dell'arrabbiatura, ma non troppo perché è un viso femminile. Qui in base all'apertura degli occhi sarà un arrabbiato sorpreso o un arrabbiato arrabbiato. Quindi c'è quell'arrabbiato del tipo che entra in una stanza e vede un disordine assurdo, si arrabbia, un po' è sorpreso, quindi io farei gli occhi belli aperti. Il tipo, ma cosa? Sei stato tu? Che ne so. In questo caso noi faremo l'arrabbiato pulito arrabbiato. Quindi un pochino le sopracciglia, le ciglia, la palpebra la chiudiamo. Per esempio questa di sinistra la terremo un po' più aperta perché questa sopracciglia è un po' più alta, no? Quindi dimostra che sta aprendo un po' di più quell'occhio. Quale Dio devo pregare affinché i miei occhi di sinistra vengano uguali a quelli di destra? Quale Dio? Qui possiamo decidere grazie alla bocca se esagerare un po' con l'espressione oppure no. Quindi se io faccio una boccuccia così è solo un po' arrabbiata, ok? Però noi la vogliamo un po' più... Non voglio essere demonetizzato con parole non poi così volgari, però non posso dirle. Un po' più alterata. Quindi vogliamo mostrare un po' di denti. Un trucco che dà un po' più di espressività al tutto è quello di rendere l'espressione asimmetrica. Come abbiamo già fatto con gli occhi, faremo la stessa cosa con la bocca. Una parte del labbro sarà un po' più alta, la fossetta del mento sarà un po' più tirata, e se qui aggiungiamo il labbro che sale così è un po' troppo per un viso femminile, quindi non lo facciamo. Va bene, rimpiccioliamo sta fragna. E abbiamo anche l'arrabbiata. E mo, che famo? Una carbonara? Mazza, è tristezza. Oh. Via, io faccio una pausa. Adesso abbiamo fatto le tre classiche espressioni, ok? Arrabbiato, felice, triste. Vabbè. Adesso io direi di farne uno un po' più particolare. Pensavo questa qua, tipico emoji da... Davvero? Me sta prendendo in giro? Me sta pia per culo? Quindi avremo le palpebre letteralmente serrate, totalmente orizzontali, con solo metà pupilla che si vedrà. Anche le sopracciglia saranno parecchio orizzontali. Questa espressione qua la chiameremo ma davvero, che implica che si sente solo un po' presa in giro. La prossima espressione facciale la potremmo fare spaventata. L'opzione 1 è questa faccia qua, senza le mani qui però, o questa qui, questa è bella sorpresa, questa è quasi spaventata. Faremo una via di mezzo, quindi occhi belli spalancati, mi raccomando, seguiranno tutta la curva della mia orbita. Anche le ciglia in questo caso mi possono essere utili per far capire quanto sono spalancati gli occhi, dandogli un arco bello accentuato. Mostrando l'intera iride e pupilla, ancora di più si capisce che l'occhio è bello spalancato. Accentuando le sopracciglia, un po' inarcate verso l'alto, adesso lo so che va sotto i capelli e per far capire meglio, farlo vedere ugualmente. Stavo dicendo, inarcando un po' le sopracciglia, accento l'espressione. Magari una gocciolina di sudore, così, tanto per. Goccioline di sudore gratis. È una bocca leggermente spalancata, ma non troppo. E questa la andiamo a mettere vicino a tutto il resto. Sorpresa! Non un compleanno a sorpresa, però. Un'altra espressione potremmo farla un po' accattivante, tipo... tipo miau. Che però come potremmo chiamarla? Tipo accattivante. Quindi io suppongo, questa non sto vedendo nessuna espressione da nessuna parte, me la sto letteralmente... Non dico inventando, sto guardando me dalla telecamera che faccio miau e la rifaccio. Quindi gli occhi sono un po' chiusi. Oh, attenzione, per me è arrivato il pranzo, quindi faccio una pausa. Bene, io ho mangiato, per voi non sarà passato niente perché avrò tagliato. Ma adesso continuiamo questa bella signora che fa... Signora, signorina, che fa la mossa bella accattivante. Quindi la bocca che si morde il labbro, ok. Accentiamo un po' il sorriso. Qui non so perché ho fatto questo cuoricino che esce fuori, no? Pim! Appena fa l'occhiolino, pim! Non sono sicuro di averla azzeccata molto questa espressione, ma ci abbiamo provato, sti cazzi. E questa la chiameremo miau! Con la zampettina carina. Ma non è magnifico? Non sono magnifiche queste espressioni?
E questo è quanto per queste espressioni kawaii di Electric Peo. Salviamo il disegnino per Instagram, in cui mi raccomando, chi di voi non lo fa, mi segua anche lì, ma mi segua soprattutto su Telegram, perché su Telegram è dove mi esprimo e dove chiedo più cose in assoluto, sul che fare, come, quando e perché. Ma soprattutto, se vi è piaciuto questo video, questi disegnini, queste espressioni, beh, mostrate un bel po' di amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su, accendete la campanellina come dice Sabrina, e ricordatevi sempre che questo qua, questo uomo qui simpatico e carino, è Electric.